Sono l'educatrice Gargano Ignazia dell'asilo Nido Papavero, anche se tutti mi conoscono come Rina. Oggi vi vorrei proporre, care mamme, un'attività da fare con i vostri piccoli, un'attività che peraltro noi proponiamo quotidianamente con loro, quindi sicuramente loro saranno ben lieti di rifarla con voi. Allora, vi occorrerà un materiale semplice, facilmente reperibile a casa, un foglio di carta bianco, se non l'avete anche colorato. Colori a spirito, colori a matita, colori a cera, i colori che avete, io questi mi trovavo a casa, con la vinilica, delle forbici e un pennarello. Per prima cosa, nel nostro foglio bianco ricaviamo un cerchio. Non so se riuscite a vederlo bene, io già l'ho ricavato, con la scritta "Che tempo fa?". In questo cerchio la nostra intenzione è quella di attaccare vari disegnini per riproporre le varie parti della giornata, se piove, se c'è il sole, se ci sono le nuvole, eccetera, eccetera. Quindi con l'aiuto del nostro pennarello e dei nostri fogli ricaveremo questi vari disegnini. Io già, vi ripeto, per un problema di organizzazione ho cercato di farli, quindi ho disegnato le mie nuvolette quando il tempo ancora deve piovere. Poi ho disegnato una nuvoletta cattivissima perché sta per piovere. Poi ho disegnato il vento che soffia. E poi tutto quello che volete. Potete disegnare il sole, potete disegnare un ombrellino, potete disegnare qualunque cosa per arricchire la vostra macchina del tempo. Quindi piano piano, cominciamo, aspettate che mi metto gli occhiali, cominciamo a ritagliare i nostri disegni. La nostra nuvoletta. E se volete arricchirla, potete anche colorarla all'interno, altrimenti potete lasciarla di colore celeste. Io avevo un cartoncino celeste, quindi diciamo che sono stata avvantaggiata da questo. Se volete potete usare anche il cartoncino bianco, non cambia niente. Poi tutto dipende dalla vostra creatività. Ecco pronta una nuvoletta. Così pian piano ricaviamo l'altra nuvoletta. Quella cattiva che ci dice che a momenti piove. Certo, voi a casa avrete più tempo per fare tutto. Io purtroppo devo andare un poco di fretta. E questa la coloreremo, forse è meglio se la coloriamo con un colore più scuro, perché questa nuvoletta ci vuole dire che a momenti piove. Possiamo disegnare un bel sole con l'aiuto di un foglio giallo. Potete disegnare un sole con tanti raggi. Potete non avete il foglio giallo, potete usare sempre quello bianco e poi colorate tutto. E poi infine, sempre con un cartoncino bianco, dobbiamo ricavare una freccetta. Una freccetta che coloreremo di rosso, così verrà in evidenza come colore. Una volta che noi avremo tutti i nostri agenti atmosferici ritagliati e pronti, con l'aiuto della nostra colla, incolleremo il tutto nei bordi del nostro grande cerchio. Piano pianino incolleremo il tutto. Una volta che noi avremo incollato tutti i nostri disegnini, le nuvolette, io ho fatto pure il sole, diciamo che lo potete arricchire come meglio volete o potete. Dopodiché fisseremo per ultimo la nostra freccetta al centro con l'aiuto
Io ho usato un chiodino, ma voi potete usare qualunque cosa abbiate in casa, anche una gaffetta. L'importante è che date questa funzionalità di movimento, fissate nel retro del foglio, così che i vostri figli, con il vostro aiuto ogni mattina, guardando fuori dalla finestra, perché purtroppo possiamo solamente guardare per ora, vedremo che tempo fa e potremo indicare giornalmente che tempo fa. Vi assicuro che si divertiranno ogni mattina a fare questa attività. Ciao, alla prossima!